Nonostante il mese di agosto sia ormai ben più che avviato, le commissioni composte dai consiglieri comunali pesaresi sono in continuo lavoro. Alcune già si sono riunite più volte, altre invece stanno per essere convocate a breve, come nel caso della Commissione per le attività economiche che ha visto la nomina di un nuovo presidente. Con una nuova presidente, una donna, perché in passato avevamo come presidente Lorenzo Lugli, e nella commissione abbiamo lavorato benissimo, dove appunto spesso ci siamo confrontati su vari argomenti, tra cui la CTE, lo sviluppo economico, quando ci sono state le organizzazioni della Fiera di San Nicola. E quindi adesso ricominceremo, la presidente Evelina Anniballi, e appunto questa mattina ha già detto che convocherà la commissione, quindi siamo ben contenti di iniziare il percorso con i nuovi componenti della Commissione 9. E dunque un cammino che prosegue, quello dell'assessora Franquellucci, per quanto riguarda le attività economiche, per le quali si è già posta degli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi, innanzitutto, devo sistemare la parte del mercato cittadino che abbiamo iniziato nella scorsa legislatura e dobbiamo riuscire ad arrivare a migliorare sempre di più, perché comunque abbiamo tanti ambulanti che lavorano nell'ambito territoriale e che sono comunque tutte persone che hanno bisogno di aiuto, anche perché in questi anni hanno vissuto il problema del Covid, il problema dell'inflazione, e quindi dobbiamo risistemare la parte del mercato. E questo poi ne parlerò chiaramente anche con tutta la Commissione. Sicuramente metteremo mano a qualche regolamento che riguarda lo sviluppo economico e appunto anche cercare di incentivare e aiutare i borghi e le nuove aperture dei borghi, con la quale mi sono già confrontata con il sindaco e poi mi confronterò anche con la stessa commissione. E vogliamo anche cercare in qualche modo quei quartieri che rimangono più distanti dal centro o dal mare, andare in aiuto appunto anche con degli sgravi fiscali maggiori per fare in modo che abbiano e continuino ad avere dei servizi. Altra cosa che mi è stata richiesta da una consigliera che abita nelle parti e nella zona di Villa Ceccolini, che mi ha fatto presente che appunto in quell'area ci sono attività che hanno chiuso e quindi hanno bisogno dei servizi, e quindi cercheremo magari, forse, questo lo dico così ma non so se ci riuscirò, spero di farcela, di riportare un mercato il lunedì mattina in quella zona che ad oggi non c'è più.